Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di una penna Pilot, quale sarà, quale non sarà, chi ne ha acquistata una sa già e sa benissimo di cosa sto parlando, Pilot Prera. Prera Claire, non solo Claire ma Demonstrator, quindi una penna un pochettino diciamo diversificata nella bella collezione Prera. L'astuccio è molto semplice, eccolo qua, una fascetta in cartone con il marchio Pilot ben in evidenza e un cartone altrettanto semplice perché si vede che è piegato, quindi fatto su da evidentemente una sagoma che ha i suoi tagli preimpostati. E a proposito di tagli preimpostati, anche questo che tiene la penna è ricavato per l'appunto dal fondo del cartone, quindi davvero semplice, minimale. Ok, una soluzione intelligente. Non vi nascondo che forse un qualcosa di un pochettino più caratterizzante per una penna così valida e bella non mi sarebbe dispiaciuto, però va bene così. Questa volta do ragione a chi dice ma un pochettino di attenzione all'ambiente, quindi al risparmio della carta, va benissimo così. Questa è una Pilot Prera, vi ho detto, un po' diversa dalle altre, ancora diversa dalla diversità rispetto alle altre, lo capiremo quando vi inquadro meglio questo tagliandino, che adesso posso anche... No, me lo tengo che ve lo inquadro dopo. Pilot Prera fa rima con Ultima Frontiera, perché? Perché è una penna stilografica che crea un po' di vuoto fino al modello successivo, in termini di prezzo. Perché con i suoi 50 e rotti euro, a seconda di dove andiamo ad acquistarla, per approdare al modello successivo bisogna fare un bel salto, e cioè arrivare ai 120-130 euro della 95S, forse della Custom 74 se riusciamo a trovarla a quel prezzo, o della serie NS. Vale a dire che il catalogo prevede alle spalle di Prera tutta la serie Pluminix, Plumix, Penmanship, penne molto economiche, scolastiche, ma penne di assoluto rilievo per la qualità di scrittura, 78G, Metropolitan, Light Live, insomma dei modelli che la precedono un pochettino, ma Prera è quella che forse fra tutte queste si pone come la penna un po' più matura, come davvero una penna anche consistente e ben realizzata, una penna che resta comunque una penna corta. A vederla nel catalogo, a vederla in rete, nei siti, sembra leggermente più grande di quella che è, di quello che è poi nelle sue dimensioni. La metto a confronto, come sempre, della Lamy e guardate che la differenza effettivamente c'è, e c'è tutta, anche quando andiamo ad aprirla e diventa ancora più piccolina. In questo assomiglia molto di più alla Twisby Diamond Mini, un po' come caratteristiche generali, con queste finiture, questi anellini che troviamo, ma la vediamo meglio nel dettaglio dopo. Una lacuna di prezzo, vi dicevo, che comunque secondo me è abbastanza, cioè andrebbe un po' colmata. Per esempio Sailor con la serie Casual, con la serie Light, ha cercato di chiudere una gamma di prezzo che va ad accontentare anche quelli che non intendono spendere 100 euro, che 100 euro insomma è una cifra già consistente, ma magari vogliono qualcosina di più della penna da 50 euro, che pur bella che sia e ben rifinita, magari fa presagire una qualità migliore nelle finiture, oppure una ampia gamma per i pennini, cosa che Prera, per esempio, è un po' preclusa in questo, perché prevede le gradazioni principali e poi ci si ferma lì. Una Prera che ha quantomeno tre versioni, quella colore uniforme, quella Claire per l'appunto con la colorazione, sono veramente simpatiche, gradevoli, a me piacciono poi alcuni colori in particolare, e poi questa qui in realtà, lo avrete visto dal titolo, è la AI, la Hero AI, è una Prera un po' particolare e adesso andiamo a scoprire il perché. Questa è una Demonstrator molto particolare, ecco il perché, perché lo troviamo qua sotto. Questo è un pennino di tipo CM. CM che sta per calligrafi medio, e in effetti è proprio quel M che troviamo
e che vi ho già presentato, per esempio sulle Plumix, sulle Pluminix, quell'M che come potete vedere è un calligrafico puro, sarà un pennino che potrebbe ricordare uno 08, uno 09 di larghezza, veramente performante, un ottimo e valido pennino, compagno di scrittura. Però come potete osservare è un Pilot CM, ma non è marcato come super quality. E lo vedremo nella prova di scrittura. Adesso diamo uno sguardo invece alla penna, dato che ce l'ho, eccola qua, possiamo vederla nei dettagli. La Prera è una penna che comincia a farsi penna adulta, nel senso che le caratteristiche ci sono tutte, c'è un doppio anellino nel cappuccio, la sezione trasparente, perché comunque deriva dalla serie Claire. Ma in questo caso è proprio demonstrator pura, perché non c'è colorazione che sulle altre penne invece è sul cappuccio e sulla coda. E anche in questo caso comunque potete notare che è un po' più brunita la sezione finale, così come quella che chiude il cappuccio. E allora c'è una assonanza con tutta la gamma. Possiamo notare il controcappuccio, che è questa sezione più bianca, e poi la clip, ora questo possiamo anche toglierlo. La clip, che è una bella clip con la sua curvatura, una doppia curva dolce, un bell'arrotondamento qui sotto per evitare di impigliarsi troppo nella giacca, e poi delle decorazioni che sono comunque adesive, non sono stampate o serigrafate, insomma, comunque non sono in rilievo o punzonate come magari si potrebbe vedere da lontano, sono comunque eleganti e la caratterizzano. Una filettatura che continua ad ingannarmi, perché la Prera è una penna che mi piace come modello, è una penna che trovo, ve l'ho detto, anche matura come penna stilografica, e per aprirla faccio l'atto di svitarla, invece il cappuccio è ad incastro. Eccolo qua, un incastro, guardate quanto è guidato, do pressione. A lei sembra proprio, sembra, è molto dolce e progressivo fino poi a scattare e chiudersi, però è anche semplice da aprire e da chiudere con una mano. Quindi questo trovo che sia un valore aggiunto non indifferente nella praticità, dato che me la fai con la chiusura a scatto, è allora che sia pratico, non che mi servono due mani per sfilarlo e molta attenzione per chiuderlo. La penna, continuando nella sua descrizione, viene fornita con il converter CN40, che è quello ormai che equipaggia tutte le serie, chiamiamole economiche, anche se è un brutto termine, di Pilot. E beh, per fortuna, perché è un bel converter, lo vedremo fra poco. Continuo nella livrea, è una bella resina trasparente, ma devo dire che, insomma, che sia Giappone che sia Taiwan ci hanno abituato a degli prodotti di qualità. Qui abbiamo un altro anellino che richiama un po' quello presente sul cappuccio, che fa da contraltare nella parte terminale della penna. Sembrerebbe una sezione che abbia un qualche significato e potrebbe ingannare, perché, insomma, non nascondiamocelo, è una penna che nelle dimensioni, nel suo aspetto, così a colpo d'occhio, almeno nella parte terminale, potrebbe richiamare un pochettino la Twisby Mini, la Diamond, e quindi potrebbe far presagire che questo fosse un pistone invece che un converter. Non lo è, andiamo a vedere come è fatto. La penna si svita, eccola qua. E abbiamo il nostro converter, il CN40, si incastra. Qualcuno mi scrive: ma mi fido a estrarlo? A volte sono veramente coriacei, però basta un po' di delicatezza, uno sforzo, come si dice, controllato per sfilarlo. Come vedete, non c'è né filettatura né niente, è un incastro. Quindi l'attacco è un attacco proprietario Pilot, va bene per le cartucce o per il converter, quello che preferite voi. Noi ci teniamo questo. Tra l'altro, un converter è vero che è economico, certamente, però è corredato dalle sferette che servono a mantenere l'inchiostro sempre miscelato, e questo, secondo me, è una cosa apprezzabile. Sono molto belle queste demonstrator, in generale lo sono tutte, però hanno un problema, che quando c'è l'inchiostro, quando la utilizziamo,
Già, va a sporcarsi, perché l'alimentatore fa il suo lavoro e quindi distribuisce l'inchiostro anche sulle pareti della sezione e quindi non è più bella come è nuova. Ma per questo vi ho fatto un tutorial apposta, andatelo a vedere, ve lo lascio nella scheda perché è davvero utile dare una pulita ogni tanto e non è difficile farlo, è una cosa alla portata di tutti. E anzi, se volete, ma io non l'ho detto, si possono cambiare anche i pennini, è un'operazione molto facile e se vi siete comprati la Prera, che è la penna bella, diciamo di Pilot, ma avete una Plumix, avete una Penmanship, avete un altro modello come la 78G, ad esempio, che utilizza gli stessi pennini, si possono cambiare. Quindi con una penna bella e con qualche penna meno bella che avete in casa o acquistando separatamente il pennino, potete cambiarlo, vi farò vedere come si fa. Andiamo avanti con la recensione di questa penna. Hanson Copper per la prova di questa penna, è uno degli inchiostri che mi piace di più, prodotto da Diamine, ma l'ho comprato nel calamaio, quello piccolo da 30 ml. Insomma, è un calamaio che va a porre tanti limiti, perché avrei potuto anche infilare la penna qui dentro, a rischio però di sporcare tutte le pareti e vabbè, si puliscono, però mi dà comunque fastidio. Ma siccome, come potete vedere, spero, è ormai quasi alla fine, non c'è stata altra soluzione che infilare il converter ecco, e prendere così l'inchiostro. Però perlomeno ci sono riuscito e adesso siamo pronti per la scrittura, prova di scrittura che facciamo come sempre su una carta. Tanto vediamo di darle il tempo che arrivi. Su una carta comune da fotocopia. Andiamo a provare questo pennino, un pennino un po' particolare, abbiamo detto, della serie AI, Hero AI, un pennino M. E c'è poco da dire, cari signori, sono pennini che scrivono bene. Ovviamente hanno una personalità forte perché stiamo parlando di un pennino che sembra proprio fatto per la calligrafia. Vedete come la variazione del tratto usato in senso orizzontale e in senso verticale sia molto ampia. Questo perché? Perché il pennino, se lo andiamo ad osservare lateralmente, è fatto proprio in questa maniera, con una punta molto sottile, vista frontalmente, eccola qua. Se fosse uno stub sarebbe così, ok? Quindi è proprio un pennino quasi quasi calligrafico, con gli angoli abbastanza decisi, però come vedete, anche inclinando la penna riesco a scrivere. Cosa vuol dire? Che sono comunque appena appena arrotondati, quindi sono permissivi, non sono così squadrati e netti come il pennino italico che qua non riesce proprio a scrivere. Quindi bene, poi sto scrivendo su una carta da fotocopie, però è veramente notevole, fotocopie. È veramente notevole questo pennino perché, come vedete, è molto sciolto. Scorrevole, se desidero, scorrevole, se desidero scrivere così, ma è anche molto, come si dice, propenso ad accompagnare la grafia quando, magari desidero fare qualcosa di un pochettino più posato, e allora c'è anche lo spazio per questo, ma è anche un pennino veloce per appuntare. È scorrevole e abbastanza croccante, diciamo, quindi fatto bene, però su una carta da fotocopie. Fatemelo provare su una carta invece del quaderno. Questo è il Pigna monocromo, una carta anche rigata, pesantemente rigata, che così mi permette anche di capire come si comporti il mio pennino, ma è un pennino M, quindi difficilmente risulterà poco leggibile. Pennino M. Inchiostro Diamine. C'è poco da dire qui, poi
teniamo anche presente che sono pennini fatti bene, che sia il tratto fine, che sia il tratto medio, oppure se volete sbizzarrirvi con questo pennino CM, CM probabilmente, anzi senza probabilmente, sta per calligrafi medio. Questo calligrafi sta per calligrafi e ci sta. Medio io lo troverei più vicino ad un quasi ad un B come larghezza di tratto, perché non l'ho mai misurato, ma presumo che sia appena sotto il millimetro, 1,08, forse un 9, perché la consistenza c'è. Me lo provo su una carta, la prendo qua dal mio blocchetto Rodia, una carta certamente più rifinita, una carta anche questa rigata, vediamo come si comporta qui, perché vale la pena provarlo su una carta più definita. Pilot, Prera, lo scrivo senza dirvi altro, fantastico. Chiaramente qui riusciamo a cogliere il meglio di questa penna. Però va bene, vi ho parlato del pennino perché è un pennino un po' particolare, ma parliamo della penna. La penna è una penna leggera, è più piccola di quello che mi aspettassi. La prima volta che l'ho presa in mano, che mi hanno dato una Pilot Prera, che poi scioccamente ho anche venduto, boh, mi aspettavo qualcosa di un po' più grande. Non dico come potrebbe essere, che so, una Twisby Echo, ma qualcosa insomma di un po' più consistente. Invece questa va bene proprio per la mia mano, però nonostante il suo, diciamo, scintillare di plastiche che potrebbe sembrare metallo, è solo resina, quindi è una penna leggera, una penna che, come vedete, è abbastanza anche corta, nel senso che non eccede la mia mano, vista proprio così come la vedono i miei occhi, non va oltre questa parte, quindi è una penna piccolina tutto sommato. Vado a prendere la mia Lamy, vabbè che è senza pennino, però vedete come sporge di più. Lo abbiamo detto, sono due penne che hanno delle misure effettivamente diverse. La Lamy è un po' più grande della media, forse, e questa però è parecchio più piccola. Quindi tenetelo presente quando l'andate ad acquistare eventualmente, perché è una penna che dà molta soddisfazione in quanto è governabile, facilmente controllabile, è una penna direi anche veloce, di assoluta qualità per quello che andiamo a pagare. Però comunque potrebbe essere nelle mani, in mani un po' più grandi, una penna anche piccola. Questa è una considerazione che va assolutamente tenuta presente. Quindi, cari amici, grazie. Come sempre, poi la trovate, la potete acquistare con il codice promozionale Marco Chiari, magari è più un omaggio, così un qualche cosa che vi riconosce Gold Pen, però potete usare questo codice. Grazie a tutti voi amici e alla prossima.